Edoardo decide oggi di visitare la costa marchigiana, una costa molto variegata che va dalla spiaggia bassa e sabbiosa alla costa alta. Non a caso le Marche sono l'unica regione al plurale, capace di raccontare un territorio davvero molto molto variegato, e per visitare questi luoghi meravigliosi abbiamo davvero deciso di selezionare un'auto speciale. Una Tesla Model X gentilmente offerta dalla carrozzeria Morichelli di Jesi, una delle 6 in Italia certificate Tesla. E rispettando l'ambiente vi porteremo con noi alla scoperta di una parte delle Marche meglio conosciuta come Riviera delle Palme. Andremo nella prestigiosa Grotta a Mare, una città di 16.000 abitanti con un borgo alto da cui si gode una vista meravigliosa. E visiteremo il centro storico, scopriremo affascinanti paesaggi. E scopriremo una storia legata al tempo, un orologio antico, una questione astronomica di meridiani e paralleli, una storia veramente molto misteriosa e affascinante. Scesi ora dalla nostra Tesla 100% elettrica, ci troviamo proprio nel cuore di Grotta a Mare, nella città antica, e ci troviamo sotto le logge del Teatro dell'Arancio, sul balcone più spettacolare e suggestivo da cui si gode un panorama meraviglioso della costa marchigiana. Infatti Grotta a Mare è definita la perla dell'Adriatico, un'importante meta turistica dove il mare ti accompagna per chilometri. Il borgo poi è uno dei più belli d'Italia, ricco di storia, di tradizione, con degli scorci mozzafiato. Grotta a Mare è considerata la perla dell'Adriatico. La perla dell'Adriatico perché in realtà è molto caratteristica. Abbiamo chilometri e chilometri di costa e poi abbiamo una Grotta a Mare ricca di tradizioni, di storia, di cultura. Come si possono descrivere queste due anime? Sì, abbiamo due insediamenti. Quello storico, che è qui presente al Paese Alto, quello che noi chiamiamo il Paese Alto, vecchio incasato, uno dei borghi più belli d'Italia, ha un impianto medievale e poi nel corso da prima del Rinascimento, ma soprattutto nel Settecento, ha acquisito l'attuale conformazione. Invece la parte bassa è di impianto più recente, risale al termine del Settecento, ma diciamo lo sviluppo principale ottocentesco, e nasce soltanto dopo l'ennesima frana che aveva comportato l'esigenza di scendere alla marina e di pianificare una città del tutto nuova, uno dei primi piani regolatori d'Italia probabilmente, commissionato proprio dallo Stato Pontificio. E questa frana in che periodo è successa? Siamo attorno alla seconda metà del Settecento, ma comunque ne abbiamo più di una, è stato un fenomeno frequente per lungo tempo. Adesso qui abbiamo fatto dei lavori di consolidamento, insomma dovremmo evitare queste spiacevoli, certo, avvenimenti. E ce lo auguriamo assolutamente. Ma avendo questa grande storicità, quali sono le mete che un turista non può assolutamente perdersi? Direi nel vecchio incasato, nel borgo, sicuramente Piazza Peretti, c'è un bellissimo loggiato che affaccia su tutta la costa adriatica meridionale e nei giorni più terzi si scorge anche la Maiella. Successivamente si ammira la bellezza della chiesa di San Giovanni Battista, sempre in piazza, si prosegue per il Torrione delle Battaglie che ospita tra l'altro il museo dedicato a un altro grande nostro concittadino, Pericle Fazzini, uno dei massimi scultori del Novecento. Suggerirei poi, sempre da non perdere, la chiesa di Santa Lucia sul luogo natale del Papa Sisto V, all'estremo nord del vecchio incasato. Il numero 13, il mistero di una chiesa imponente costruita per volontà di un papa sopra la sua casa natia. Un papa che forse ne stravolse l'ordine per determinare un nuovo orientamento. Stiamo parlando della chiesa di Santa Lucia. Il Papa era Sisto V, l'architetto il famoso Domenico Fontana, che terminò la costruzione nel 1595. Ingegnere Mauro, qual è il segreto celato in questa struttura? Questa chiesa è una chiesa di sicura importanza per più ragioni.
Innanzitutto è una chiesa realizzata, progettata da non un architetto qualsiasi, ma dall'architetto pontificio. Peraltro una chiesa dedicata a Santa Lucia, patrona della vista, ma anche la santa che nella tradizione vuole appunto essere festeggiata il 13 di dicembre, che è il giorno in cui è nato appunto il Papa Sisto V. Il Papa Sisto V nei suoi soli 5 anni di pontificato, tra il 1585 e il 1590, sicuramente non solo aveva a cuore l'urbanistica di Roma, ma aveva a cuore anche importanti opere di realizzazione qui nella sua Grotta Mare, dove appunto è nato. Addirittura si pensa che sia nato proprio in questo sito dove Sisto V appunto volle costruire questa chiesa, ma le particolarità architettoniche sono incredibili, sono anche molto legate alla situazione della chiesa di quel periodo. Siamo nel post controriforma, quindi la necessità di creare per la chiesa un nuovo modello, un nuovo standing, diremo oggi, è cruciale. La chiesa infatti ha ben due ordinamenti secondo il progetto dell'architetto apostolico, un ordinamento a croce latina, un altro a croce greca, e doveva addirittura essere su ben due piani, quindi una chiesa di un'imponenza incredibile. Due piani in una costruzione su questo pendio che di lì a quasi 200 anni sarebbe poi franato, determinando completamente una nuova urbanistica del vecchio incasato, ma in questa volontà di questa imponente chiesa c'erano altri motivi. Una delle due chiese, quella alta, doveva vedere verso Montalto, la città dove era nata anticamente la famiglia dei Peretti, e invece la chiesa bassa doveva vedere appunto verso Grottammare. Quindi una volontà di abbraccio, una volontà di inclusione che non solo è nell'orientamento delle due chiese, ma anche nel pensiero della croce latina e greca, cioè l'unificazione di tutta la chiesa, sia quella d'Occidente sia quella d'Oriente, per contrastare l'avanzata del protestantesimo. Ogni attività è volta all'unificazione della chiesa, all'impostazione di una chiesa moderna, dinamica, e di una chiesa anche tosta, non a caso era chiamato il Papa Tosto, quindi un'importanza incredibile. E ci stiamo addentrando all'interno del torrione della battaglia. Ma perché venne costruito il torrione? Questo edificio venne costruito all'inizio del Cinquecento per motivi di difesa militare, per difendersi dalle razzie dei turchi. E oggi invece ospita un importante museo, quello di uno degli scultori più amati del Novecento. Sì, certamente, è anche il maggior artista nato a Grottammare, che è Pericle Fazzini, autore della celebre Resurrezione nell'Aula Paolo VI in Vaticano, e di cui il primo bozzetto, che testimonia dell'idea originaria, è presente proprio in questo museo. E l'idea originaria è testimoniata dal fatto che è pensato per coprire tutta la parete di fondo dell'aula Paolo Nervi, mentre oggi fu realizzato successivamente da Fazzini soltanto per la parte centrale. All'interno di questo museo possiamo distinguere, diciamo, quattro nuclei tematici. Il primo, forse anche quello più intimo, riguarda gli ori, cioè quei piccoli oggetti di oreficeria che Pericle Fazzini donò a Lisa Snyder, la proprietaria di questa collezione, prima che fosse acquistata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno a inizio anni 2000, perché questo museo venne inaugurato nel 2004. Oltre a questa piccola diciamo collezione di ori, sono presenti sia un nucleo tematico che riguarda la figura umana, in special modo appunto Lisa Snyder, che fu la modella e la principale collaboratrice di Pericle Fazzini negli anni 60 e 70, gli anni di maggiori successi internazionali, e un altro nucleo tematico che riguarda invece la natura di Grottammare, che è stata per Fazzini, per tutta la sua vita, una delle maggiori fonti di ispirazione, e che proprio troverà il massimo, l'apice, proprio nella scultura della Resurrezione, di cui abbiamo il primo bozzetto sotto, come dicevamo prima. E tante sculture che sono sparse in tutta Italia e nel mondo, ma anche una importante che si trova qui a Grottammare. Certo, a Grottammare c'è proprio uno specifico percorso itinerario fazziniano che attraversa come una spina dorsale il centro della città e parte dalla Marina e giunge appunto fino a questo museo, che è il punto finale. E la prima tappa di questo itinerario è il Ragazzo con i Gabbiani, o meglio una copia del Ragazzo con i Gabbiani in bronzo, che è all'inizio della pista ciclabile che collega Grottammare con Cupra, e quindi restituito quella scultura viene restituita all'ambiente naturale che in pratica le ispirò.
passa inesorabilmente. C'è chi lo ama e chi lo odia. A volte sembra un lampo e a volte un'eternità, ma in ogni caso il tempo rappresenta la percezione della successione degli eventi. È una grandezza fisica che l'uomo ha sempre cercato di comprendere e misurare fin dall'antichità. Qui, in Piazza Peretti, il tempo è protagonista, grazie a due meravigliosi strumenti di misurazione, l'orologio solare e l'orologio meccanico del Teatro dell'Arancio. Siamo in compagnia dell'ingegner Oronzo Mauro, docente di Economia dei Beni Culturali, a cui chiediamo di raccontarci la storia e l'epoca a cui appartengono questi due meravigliosi orologi. Wow, la storia del tempo di Grottammare è veramente interessante. Ci sono nella città di Grottammare, sia in questo vecchio incasato dove siamo ora, sia nella Grottammare nuova, diciamo così, dell'Ottocento, delle testimonianze incredibili. Forse qui, nel vecchio incasato di Grottammare, ci possiamo concentrare su questi due orologi particolari. Uno è un orologio solare, e lo vedete dietro di me. Un altro è un orologio meccanico e è al nostro fianco. Entrambi hanno un significato potentissimo e importantissimo per una cittadina, per un incasato medievale come questo, e stanno a testimoniare come il tempo abbia un valore estremamente importante e simbolico per l'intera comunità, tanto che il tempo è esposto alla vista di tutti i cittadini. Ingegnere, Grottammare è famosa anche perché è attraversata dal 43° parallelo. Che importanza può avere per una città come questa e storicamente qual era poi il significato? L'importanza dei paralleli, dei meridiani è antichissima, antichissima, tanto da determinare una serie di lotte e anche di gare. Pensate che nel 1500, subito dopo la rivoluzione mercantile, quella che io chiamo appunto la scoperta dell'America, tutti iniziano a doversi interrogare sul tema della longitudine, sul movimento attorno al globo terrestre. Partono le gare, partono le discussioni, vengono stabiliti e fondati gli osservatori, i più importanti osservatori astronomici mondiali, e il 43° parallelo è una traccia evidente di come questa testimonianza storica sia stata poi distribuita, diffusa sull'intera terra, disseminando appunto i luoghi con queste linee che hanno a determinare il movimento sul globo terrestre. Beh, mi chiedevi il funzionamento dei due orologi. Proviamo a fare qualche piccolo dettaglio. Innanzitutto l'orologio solare funziona sul principio che il Sole, quando si muove appunto apparentemente da est verso ovest, lascia delle tracce che possono essere delle ombre. Queste possono essere catturate su dei quadranti e quindi possono in qualche modo trasferire il concetto del movimento del tempo, dello scorrere del tempo. Nella fattispecie di questo orologio solare, che è stato restaurato qualche anno fa, abbiamo una particolarità. Si tratta infatti di un quadrante a ora italica, è l'ora che si usava diciamo in tutta Europa fino al 1850-1860, nella fattispecie nello Stato Pontificio. Il passaggio dall'ora italica all'ora francese, quella che tutti noi conosciamo ora, avvenne nel 1847, a seguito appunto di una prescrizione del Papa Pio IX. Anche il Belli scrive un sonetto nel 1846 dove parla della confusione del tempo e dove mette in discussione il fatto che nella città di Roma ci fossero campanili che suonavano l'ora italica e altri l'ora francese. Siamo in un periodo della storia d'Italia molto complesso, è il periodo in cui la Francia ha una certa influenza sul Regno d'Italia. Mentre l'orologio meccanico che vediamo qui sopra il Teatro dell'Arancia, so che lei sta curando il restauro, ce ne può parlare? Certo, si tratta di un orologio meccanico, quindi sfrutta i principi della meccanica, nella fattispecie il pendolo. L'orologio meccanico basato sul pendolo è un'invenzione della seconda metà del 600 e la si deve a Christian Huygens, uno scienziato olandese. Ecco, in questo specifico caso abbiamo un orologio molto particolare, perché la fattura di questo orologio è marchigiana, è stato realizzato nel 1844 da Pietro Mei di Monte Carotto. È il numero 12 della produzione di Monte Carotto ed è il secondo più importante delle Marche da un punto di vista storico. Il numero 10, l'unico ancora esistente della vecchia produzione di Pietro Mei, si trova a Penna San Giovanni.
Ecco, è un orologio particolare, primo perché segue ancora le ore italiche e non le ore francesi, quindi ogni giorno doveva essere temperato, moderato. C'era bisogno di una persona che, nello specifico, aggiustava e calibrava lo scoccare dell'ora italica, che è basata appunto sul principio dell'ora secondo il tramonto. Quindi il nuovo giorno parte quando avviene il tramonto e non alla mezzanotte, come nell'ora francese. L'orologio, come dicevo, è molto particolare e c'è una curiosità fondamentale. Non potete avere un orologio meccanico senza un orologio solare, perché chi poteva rimetterlo? Non c'era un telefono per poter rimettere l'orologio meccanico. Occorreva vedere appunto l'ora del sole. Una tradizione storica, ma anche un prodotto, l'arancio. Sì, l'arancio biondo del Piceno, un prodotto diffuso nell'areale che va dal Tronto all'Aso, ma particolarmente identificato nel territorio di Grottammare, che conserva ancora oggi tantissimi esemplari, che ha avuto una produzione industriale a partire dalla metà del Settecento, grazie al vescovo Bacher, un prodotto riconosciuto come un cultivar specifico anche dal Ministero delle Politiche Agricole e dall'Assam. Insomma, un bel prodotto tipico per far conoscere ancora meglio in futuro il nostro territorio. Grottammare affonda le sue origini nella storia e proprio qui nel borgo antico è possibile trovare delle tracce del passato osservando l'architettura medievale. Ingegnere, è possibile vedere queste testimonianze al di là dei quadranti degli orologi? Certo, assolutamente. L'architettura vive con le civiltà e vive con l'uomo. Quindi gli architetti in ogni epoca hanno caratterizzato le loro realizzazioni lasciando delle tracce che possono essere più o meno forti. Nella fattispecie in questa chiesa, che è la chiesa di San Giovanni, è una chiesa dell'VIII-IX secolo d.C., è stata ristrutturata più volte. Una ristrutturazione importante ce l'ha avuta nel 600 e poi un'altra nel 1802, quando una parte consistente della chiesa è stata demolita per essere poi ricostruita secondo nuovi dettami, appunto, quelli del post Controriforma. Ma in questa parte, forse la parte più antica di questa chiesa, ancora possiamo notare le buche pontaie, queste specie di fori lasciati appunto nella muratura, non sono altro che fori sui quali venivano attaccati i ponteggi e quindi si poteva alzare il muro fino ad arrivare in cima al cielo, ecco. Quindi questa è una chiara evidenza del fatto che il tempo scorre e che ci porta verso i tempi moderni. La sua particolare posizione permette di avere tutto l'anno un clima mite, tale da far sì che possano evolversi sia le palme, che sono originarie delle Canarie, sia la pianta d'arancio. E questa è una peculiarità davvero molto molto unica del territorio. E non a caso due piante d'arancio campeggiano nello stemma del comune, affiancano il torrione merlato che è simbolo delle mura fortificate e ricordano l'antico faro del porto cittadino. Insomma, una cittadina da scoprire e non solo d'estate. E anche questa puntata è giunta al termine. Noi saliamo sulla nostra Tesla per continuare il nostro viaggio alla scoperta delle Marche. Continuate a seguirci nei nostri canali social su Facebook e Instagram. Il nostro viaggio continua! Giro Marcando è offerto da Affacciata su Piazza Federico II, elegante e riservata, la dimora storica Lo Svevo si trova nel centro storico di Jesi, un'atmosfera magica esaltata da un servizio cucito su misura degli ospiti. Lo Svevo, la tua finestra sulla storia.
Foto Capri è fotografia e cinematografia del matrimonio, laboratorio stampa digitale, realizzazione set fotografici per bambini, famiglie, fotografia beauty e moda. Foto Capri è anche vendita di attrezzature e accessori, con uno staff qualificato per immortalare i tuoi momenti migliori. Foto Capri è a Fano, in via Giuseppe Garibaldi 57. Visitate il sito www.fotocapri.it. Carrozzeria autorizzata Tesla, Jaguar e Land Rover. Restauro auto e moto d'epoca con certificato d'identità targa oro. Soccorso stradale 24 ore su 24. Carrozzeria Morichelli. Dal 1954, da Iesi, la qualità guarda al futuro. Professionalità e assistenza qualificata nel campo dei servizi in proprietà industriale. Nelle sedi di Iesi, Civitanova, Pesaro e Foligno, ingegner Claudio Baldi, marchi e brevetti. Dal 1975 proteggiamo le tue idee. Zaccagnini Edilizia, oltre 2000 metri quadri di esposizione per realizzare insieme a te la casa dei tuoi sogni, con rilievi sul posto e anteprima 3D del progetto. Zaccagnini Edilizia è anche vendita di materiale edile, idrotermosanitari, ceramiche, arredo bagno e ferramenta. Ti aspetta a Cerreto d'Esi, in via Dante 53. Visita il sito www.zaccagniniedilizia.it.